Ed eccoci con coach Chiappini. Coach, una bellissima partita, un set finito 28-30 che poteva essere una svolta, e poi come sta Sofia Giambanco? Ancora dobbiamo fare verificare l'entità del danno, ma insomma speriamo che non sia niente di grave. Adesso domani mattina credo che faremo le analisi del caso. Però avete giocato testa a testa con una corazzata, e questo fa onore a tutte. Alla fine applausi a scena aperta. Sì, sono contento anch'io di come abbiamo approcciato. Poi probabilmente sì, l'ultimo set è figlio dell'infortunio, perché mentalmente insomma ragazze giovani l'hanno subito. Questa non è la prima volta che lo vedo accadere, purtroppo. Però no, abbiamo giocato una partita molto intensa, qualche sbavatura, ma insomma contro Trento insomma, ci sta. Io con i numeri non ho grande confidenza, ma mi sembra di aver letto Gaia Tolotti due punti. Ha fatto due muri, sì, è stata brava, attenta su quello che abbiamo allenato, e insomma sono contento che abbia fatto bene quando è entrata. Ecco, avrei preferito darle spazio in maniera diversa, non per l'infortunio, ma insomma va bene. E l'ultima domanda, come fa una squadra a giocare sempre concentrata nonostante non abbia obiettivi e abbia conseguito la salvezza? Merito del coach? No, guarda, io credo che le ragazze hanno coscienza che la parte finale del campionato implica diverse prospettive, quindi probabilmente è questo. E poi hanno tutte coscienza che insomma dobbiamo onorare il campionato fino alla fine e dobbiamo rispettare le regole dello sport, no? Io dico sempre che la prima regola dello sport è il rispetto dell'avversario, e l'avversario lo rispetti mettendo in campo tutto quello che hai. E allora l'ultima cosa, coach, la domenica in Le Palme. Lei mille. È in pace con tutto l'ambiente di Soverato, e quindi sì. Le facciamo solo gli auguri. Grazie mille, auguri a tutti. Dicevo in telecronaca che a leggere il palmarè di Stefano Saia ci volevano 3-4 righe, alla fine non ho smesso di leggere, perché resta l'affetto per una persona che a Soverato è stata, penso bene, ed è stata amata da tutti. Una bella vittoria dell'Itas Trentino. Stefano Saia arriverà in A1? Ma adesso noi pensiamo una partita per volta, e questa partita qua per noi era veramente importante, perché voleva dire guadagnare matematicamente il secondo posto ai playoff, che è il piazzamento migliore possibile dopo una Roma che ha giocato un campionato incredibile. Noi però dal canto nostro abbiamo fatto un percorso secondo me veramente importante, che ci ha portato a poter essere i secondi della classe, non partendo da una situazione rosea. Devo dire che le ragazze sono state bravissime. Adesso ci giochiamo questi playoff con grande serenità e consapevolezza dei nostri mezzi. Coach, la domanda cattiva: a gironi invertiti, Roma in quello A e Trentino in quello B, sarebbe la stessa situazione? Non lo so, non lo sapremo mai. Credo che Roma, al di là del girone, abbia allestito una squadra assolutamente competitiva. Io posso guardare quello che è stato il nostro percorso e quello che succede dalla nostra parte del campo. Io devo, per adesso sono assolutamente contento del percorso che abbiamo fatto. Queste ragazze sono cresciute tanto dall'inizio, hanno trovato solidità, e anche in un campo difficile come questo siamo riusciti a portare a casa 3 punti, dove è dimostrato, insomma, quasi nessuno è riuscito a passare indenne. Quindi non lo so, ma sinceramente non contano i sei, ma conta lavorare per riuscire a fare il meglio possibile da questi playoff. Era il match delle americane e delle sorelle D, però abbiamo visto tutte grandi giocatrici a prescindere dalle parentele. Sì, poi le parentele contano fino a un certo punto. Devo dire che è stata una partita a tratti credo spettacolare da vedere sugli spalti, forse un po' meno tecnicamente, perché a un certo punto noi ci siamo messi a sbagliare tanto, innervositi da una difesa incredibile di Soverato, che non faceva cadere neanche per sbaglio nessun pallone. Poi dopo siamo riusciti a recuperare un po' di testa, un po' di focus, e abbiamo portato a casa un risultato che, ripeto, non era scontato. E allora in bocca al lupo al Trentino e a coach Saia, di cui siamo tutti tifosi. Viva il lupo, e vi ringrazio tanto. Grazie a Soverato. E oggi nel Palascoppa e sul cielo di Soverato sono brillate due stelle. Una, Gaia Tolotti, all'esordio 2 punti su 2 muri. E l'altra, Federica Ferrario, che un tempo mi accusò: mi intervisti solo quando andiamo male. Ma invece oggi ha fatto delle cose stratosferiche. Partiamo da Federica. Complimenti, complimenti, complimenti. Grazie, peccato per come è finita la partita. L'ultimo set eravamo un po' battute da come era finito il terzo set, e
anche le energie un po' mancavano, ce l'avevamo messa tutta per cercare di portare a casa il set, ma purtroppo è andata così, abbiamo comunque giocato bene. Quindi gli allenamenti che fai nel pre-partita con quella pallina da tennis che non cade mai danno dei frutti? Sì, mi aiutano a essere un po' più reattiva per iniziare col piede giusto. E c'è stato uno scambio Micheletto-Ferrario che praticamente era da Serie A e anche qualcosa in più. No, oddio, non lo so. Beh, io cerco di dare il massimo. Poi. E che consiglio hai dato a una giovane ragazza che è esordito sia pur in un momento di infortunio della Giambanco e non è andata malissimo? No, è stata bravissima, anche perché non è il suo ruolo, comunque ha dato il massimo che poteva, ha fatto 2 punti, è stata veramente brava. E allora Gaia, innanzitutto complimenti, emozione però non l'hai dimostrata in campo, hai giocato come se fossi una grande. Sì, beh, alla fine diciamo che per essere l'esordio all'ultima, cioè manca un po' di partite, però comunque è stato emozionante, ma non, in effetti sì, non lo dimostro, però dentro ero un fuoco perché veramente l'emozione era tanta, anche perché non nel mio ruolo, però comunque ho cercato di dare il massimo. E hai chiesto consigli alle altre ragazze, hai parlato anche con Pia Coronen, ma parla italiano? Così, dai, qualcosa la sa, la dici in italiano, però diciamo che tra italiano e inglese ci siamo riusciti a capire. E allora se Antonluca Franco ci inquadra tutti insieme, ci sono i tifosi che vorrebbero ricevere un bacio da Gaia Tolotti e Federica Ferraglio, glielo mandate? Certo! Grazie, siete state meravigliose. Grazie. Itas Trentino batte per 3-1, volley Soverato, 25-20, 24-26, 30-28, 25-14, però quando si passa da Soverato si lascia sempre un grande ricordo. Noi abbiamo Denise Meli e Chiara Mason, due ottime giocatrici che sono cresciute tantissimo. Innanzitutto complimenti e forza Itas Trentino. Grazie mille, complimenti a Maso, complimenti a tutte, sono felice di questa vittoria, abbiamo giocato molto bene, è sempre difficile ovviamente giocare in questo campo e giocare ovviamente contro Soverato, però abbiamo fatto il massimo che potevamo fare e siamo riusciti a portare 3 punti a casa. Chiara, avete accelerato quando Soverato vi ha messo in leggera difficoltà, perché se cambiava il secondo set lì era difficile. Assolutamente. Anzi il terzo. Esatto, in entrambi i set portati i vantaggi sono stati belli tosti, sapevamo che dovevamo spingere da subito perché appena lasci spazio alle ragazze anche loro sanno come accelerare e metterci in difficoltà. Ovviamente venire a giocare qui è sempre un onore ed è molto bello tornare dove si è stati bene e siamo contente ovviamente del risultato. Era quello che volevamo, un po' sofferto, però alla fine contano i 3 punti e ne siamo contenti. E per i tifosi del Trentino, la ragazza che abitava all'attico del palazzo vicino al mio, cosa promette ai tifosi del Trentino? Ai tifosi del Trentino che ci seguono sempre, peccato per la trasferta molto lunga perché probabilmente sarebbero venuti anche qua a tifarci. Li aspettiamo ovviamente in casa e nelle trasferte più vicine. Denise, questo Soverato comunque onore, ha perso ma con a testa alta. Sicuramente, hanno giocato molto bene e si sono fatte valere, quindi complimenti anche a loro per questa partita. E allora se inquadri solo loro, Luca, un bacio lo mandate ai tifosi del Soverato. Certo. Ciao. Ciao. Grazie, gentilissimo. Grazie a voi.